questa settimana su Like, lo yacht di lusso ad alte prestazioni. Sportività, adrenalina e tanto divertimento agli Abar Days. Gemme, fiori e piante, preziosi alleati della nostra routine di bellezza. Debutta sulle acque atlantiche della Gold Coast, nel sud della Florida, il primo yacht superlusso firmato Lexus, LY650, realizzato insieme ai cantieri americani Marquis Yacht e allo studio italiano di progettazione Nuvolari Lenard. Salpiamo da Boca Raton a bordo del primo esemplare full optional già venduto ad un armatore americano. È la prima volta che viene prodotto uno yacht ispirato a un brand automobilistico. Lexus vuole diventare un brand luxury lifestyle, quindi di lusso lifestyle, non solo un brand automobilistico. E quindi nell'ottica di espandere le nostre attività lifestyle, in questo caso abbiamo fatto il nostro ingresso nella mobilità sull'oceano. LY650 è dotato di una doppia propulsione Volvo IPS diesel, che eroga una potenza di 2000 cavalli e spinge questa meraviglia di 40 tonnellate e 19,9 metri di lunghezza fino a una velocità massima di 31,4 nodi. Tecnologie quali lo scafo idrodinamico in fibra di carbonio, che unisce le caratteristiche di un cruiser a quelle di un Fisher Offshore, e il sistema di stabilizzazione attiva consentono al Lexus LY650 di conquistare rapidamente il mare aperto, grazie anche al preciso controllo direzionale, alla fluidità di navigazione, alla velocità e alla capacità di eliminare rapidamente l'acqua dallo scafo. La casa giapponese va oltre l'automobile e diventa così a tutti gli effetti sinonimo di luxury lifestyle. Il Lexus LY650 è a suo modo un'ammiraglia, incarnazione navale della filosofia Lexus, che unisce le migliori tecnologie con la maestria dei suoi artigiani e una straordinaria attenzione al dettaglio. Arriviamo a Fort Lauderdale, con le sue ville meravigliose tra le palme affacciate sui canali. La forma dello scafo, l'imponente volume della poppa e le curve dell'imbarcazione conferiscono allo yacht uno stile che richiama le vetture più eleganti. Le tre cabine sembrano le suite di un grande albergo, e in tutti gli interni, moderni e fedeli al concetto di ospitalità giapponese Omotenashi, lo studio italiano Nuvolari Lenard ha inserito continui richiami alla L distintiva del marchio. Si ritrovano per passione, per divertimento e per condividere emozioni e valori come adrenalina, amicizia e sportività. Sono i gruppi, anche chiamati community, di appassionati delle quattro ruote, assidui frequentatori di kermesse e raduni creati dai brand del settore appositamente per loro. Un fenomeno di costume ben radicato e oggi in fortissima ascesa, che coinvolge più di una generazione di amanti delle automobili, come dimostra il successo della Abarth Day, evento ideato e organizzato dal celebre brand Abarth, anche nota come la Casa dello Scorpione, sinonimo per molti di performance, piacere di guida e soprattutto di elaborazione. Una casa automobilistica, quella fondata a Torino nel 1949, che nasce dalla passione di Carlo Abarth, pilota e ingegnere dalle coraggiose quanto avveniristiche idee, che nei decenni hanno democratizzato il settore delle corse, rendendole accessibili a tutti, anche ai non professionisti. Un brand che quest'anno celebra un anniversario importante, raggiungendo il traguardo dei 70 anni di età. Un grande avvenimento festeggiato a Milano il 5 e il 6 ottobre, durante gli Abarth Days. Andati in scena al Mind, con performance live, prove su pista ed experience non solo per la community, ma anche per i numerosi partecipanti arrivati da tutto il mondo. Io vedo molto entusiasmo da parte sia di chi possiede un'auto, sia degli appassionati. Sono rimasta sorpresa infatti dalla quantità di ragazze che vedi proprio dalla parte, dal lato guidatore e non passeggero, specialmente in questa occasione. Infatti è stata una cosa sicuramente sorprendente e molto piacevole. La community è fantastica. È un gruppo di persone davvero appassionate delle quattro ruote e di questo tipo di raduni. Ho seguito questi eventi per anni su Instagram, perché in America non ne abbiamo come questi. Perciò essere qui oggi per la prima volta con la mia famiglia è meraviglioso. Arriviamo da Madrid. Siamo venuti in macchina. È stato un viaggio lungo e trafficato. Ma ora siamo felici di essere qui.
contento di stare qui. Questo è un evento unico per la quantità di persone che partecipano e per l'entusiasmo che si percepisce. È l'evento più importante per noi appassionati delle quattro ruote. Test drive su tutta la gamma, simulatore di guida, skid test per imparare ad affrontare situazioni di scarsa aderenza e la possibilità di cimentarsi in totale sicurezza. Provare l'adrenalina di salire a bordo della Abarth 124 Rally guidata da un pilota professionista, ma anche area tema per le famiglie e per i più piccini. Mi hanno fatto fare dei giri anche fuori dalla pista e sono divertentissime, sia da guidare che insomma da fare anche solo da copilota. Ho voluto provare la 124 Abarth, quella da 180 cavalli. L'abbiamo provata qua in tangenziale, è stato molto interessante perché è un po', diciamo, una novità, perché siccome è un trazione posteriore, comunque monta una motorizzazione già noi conosciuta, insomma, un veicolo divertente. La Scorpionship è la community che riunisce gli abartisti, non solo italiani. Un mondo aperto e accessibile a tutti, trasversale e inclusivo, che condivide da sempre i valori del divertimento e dell'unicità, come la passione per la personalizzazione. La mia autovettura è personalizzata, è stata fatta con i colori che a noi piacciono e gli abbiamo dato anche un nome, si chiama Spec, perché è grigia con i cerchi verdi ed è buona, è forte come Shrek, però è buona perché Shrek è un gigante buono. La mia gli ho fatto un po' di personalizzazioni, mi sono concentrata più che altro sull'estetica al momento e ho deciso di giocare con gli abbinamenti di colore. La mia macchina è grigio pista e ho deciso di giocare con il giallo fluo, quindi mettendogli dettagli appunto gialli come gli specchietti, il baffo davanti, il baffo dietro e poi sulla fiancata, per renderla ancora più particolare e per fare in modo che nessuno me la copiasse, ho deciso di mettergli come degli spruzzi di colore. Ho fatto una livrea camouflage copiata dai mezzi militari ed è grigio campovolo con delle macchie bianche, grigie e nere. Un anniversario celebrato anche con il lancio di due nuovi modelli, la 595 pista e la 695 settantesimo. Autovettura quest'ultima che rievoca le linee stilistiche del passato, ma in chiave contemporanea e in tiratura limitata. 180 cavalli, alettone regolabile in 12 posizioni e il nuovo spoiler ad assetto variabile che spicca sulla carrozzeria e ispirato al mondo delle competizioni. Autovetture che gli appassionati hanno potuto provare su pista e su strada durante la due giorni di eventi. Oggi ho partecipato a diverse experience, la più, diciamo, emblematica è stata il test drive della 695 70° anniversario con una colorazione unica e con un spoiler posteriore regolabile che è la fine del mondo. Non solo autovetture, ma anche tanta musica e performance dal vivo di parkour e biker e una discoteca all'aperto, ovviamente su quattro ruote. Biodegradabili e plastic free. La cosmetica ai tempi del global warming, ovvero del surriscaldamento globale, è un concentrato di nuovi prodotti che si affacciano ogni giorno sul mercato, promettendo di farci sentire più belle senza sensi di colpa nei confronti del pianeta. Caratteristiche da sempre parte della cosmetica naturale, dove fiori, gemme e piante sono preziosi alleati della nostra beauty routine. Ed è proprio il rispetto per l'ecosistema, la biodiversità e la bellezza senza compromessi la filosofia dello storico brand di cosmétique végétale fondato da Monsieur Yves Rocher 60 anni fa in Bretagna alla Gassilly. Giardino botanico trasformato nei decenni non solo in un laboratorio a cielo aperto, con più di 1500 specie di piante, ma anche in un grande polo con 3 stabilimenti produttivi, da cui partono ogni anno 350 milioni di prodotti cosmetici, garantendo così una qualità e tracciabilità ottimale nel rispetto dell'ambiente. Act Beautiful è la nostra firma. È una mission unica che ci contraddistingue. Dietro Act Beautiful abbiamo 4 messaggi chiave. Il primo è che noi crediamo in una bellezza alternativa, accessibile a tutti e molto lontana dagli stereotipi dominanti. Il secondo punto è che siamo convinti che i prodotti di bellezza vegetali siano anche efficaci. Terzo, i prodotti frutto di una costante ricerca ed innovazione non devono quindi essere necessariamente cari né di scarsa qualità. E in ultimo, abbiamo sviluppato la nostra azienda
nel rispetto delle persone e del pianeta. Eco Packaging, prodotti non testati sugli animali e attivi vegetali per esaltarne e potenziarne l'efficacia, ma soprattutto un team interno di botanici e ricercatori all'avanguardia nel settore della biotecnologia vegetale. La fiducia e la sicurezza verso i nostri prodotti sono due aspetti fondamentali per noi. Abbiamo una tecnologia molto specializzata che chiamiamo NAT, ovvero tecnologia di assimilazione naturale. È molto importante perché trasformiamo elementi vegetali come le piante in principi attivi assimilabili dalla pelle. Perciò per avere un risultato finale efficace è fondamentale avere la componente botanica giusta nel prodotto giusto. Per la linea Anti-Age Global i nostri ricercatori hanno deciso di esplorare una scienza antica, la gemmoterapia. La gemmoterapia è un senso di rinascita, è basata sui germogli e le gemme che in latino indicano le pietre preziose e che noi consideriamo pietre preziose della botanica. Come ha detto e ha scritto molto tempo fa il nostro fondatore, abbiamo un dovere supremo nei confronti dei nostri figli, dei nostri nipoti e delle generazioni future. Lasciare il pianeta come l'abbiamo trovato. Dall'arredamento in perfetto stile arte povera che imperversava nelle case degli italiani dalla fine degli anni 60 alle soluzioni su misura del contract fino al più attuale rustrial, moderno trend e neologismo coniato per indicare l'accostamento di componenti rustici e industriali. Il legno è da sempre uno degli elementi più importanti nel settore del design e dell'arredamento. Un materiale naturale che nei decenni ha modificato le nostre case, ridefinendo gli spazi e soprattutto il nostro modo di viverli. Una materia poliedrica che ben si presta a diverse declinazioni e che ha portato alla ribalta nelle ultime stagioni oggetti e dettagli a cui prima prestavamo meno attenzione, come ad esempio le porte, elementi strutturali, funzionali e decorativi dall'estetica sempre più sofisticata. Oggi viviamo in un momento di forte attenzione alle nuove dinamiche di vita e alle comodità. La connessione digitale Always On sta portando dei livelli di accelerazione mai visti prima, nell'ambito ovviamente della nostra vita quotidiana. Da qui l'esigenza dei consumatori di staccare la spina, di riprendere contatto col proprio io, il proprio benessere fisico e psicologico. E la porta all'interno della casa è l'elemento di confine tra uno spazio e l'altro, oltre a essere densa di significati. Chiusa, protegge, custodisce, aperta, ci connette e libera. Laccate, monocolore, scorrevoli, con o senza telaio, oggi architetti e interior designers riscoprono le porte per costruire ambienti sempre più in linea con la personalità di chi li vive. L'oggetto porta è funzionale all'architettura degli spazi, ma altrettanto è a servizio della decorazione e del design arredo. Lo stile di vita contemporaneo, nello sviluppo architettonico, richiede sistemi di connessione tra gli ambienti che siano modulabili e flessibili per adattarsi alle esigenze del vivere contemporaneo. Nella decorazione, invece, il repertorio delle finiture è orientato verso la natura, con effetti materici e di total wood, spesso declinati in variegate tonalità cromatiche. Creazioni, frutto di scrupolose ricerche sia materiche che di design, ma soprattutto dell'abilità di intere generazioni di artigiani, ancora oggi fiore all'occhiello del nostro Made in Italy. Un elemento quotidiano, come è una porta, può sembrare all'apparenza semplice nel suo concetto d'origine. Nella realtà semplice non lo è affatto. Per noi rompere le consuetudini, immaginare, aprirci a nuove forme, a ragionare su formati dimensionali non classici e a sistema di aperture alternative, a finiture naturali e a materiali performanti, oltre che a cromie variegate, è il mondo che esiste dietro una porta. Oltre 100.000 persone in sole 3 settimane. È un record quasi spaziale quello dei visitatori di Time Capsule, l'installazione temporanea allestita dal marchio del lusso francese Louis Vuitton nel cuore di Milano davanti a Palazzo Reale durante le giornate del prêt-à-porter femminile per la prossima estate. Tra tecnologie più all'avanguardia e preziosi oggetti d'epoca e di archivio in mostra, Time Capsule appare proprio come una macchina del tempo per un emozionante viaggio anche nell'arte di quel savoir-faire che ha fatto grande e leggendaria la storia della casa.
Dai famosi bauli con il monogramma da cui tutto partì nel 1859, il percorso espositivo mette in mostra di stanza in stanza borse, abiti, oggetti divenuti negli anni dei veri simboli della Maison, anche attraverso le collaborazioni artistiche con i più interessanti nomi della scena internazionale. E tra le ultime creazioni del prêt-à-porter donna disegnato da Nicolas Ghesquière e quelle maschili affidate a Virgil Abloh, appare anche una preziosa boîte Milano, trousse rigida dalla silhouette che ricorda il Duomo, realizzata ai primi del Novecento in pelle rossa e nera. Omaggio alla città che è anche la 17ª tappa dopo Cina, Malesia e Messico di un sorprendente e indimenticabile viaggio con destinazione mondo. Ci hanno messo il volto, la voce, ma soprattutto il cuore per sostenere la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sono gli artisti saliti sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano in occasione del Concerto del Cuore, giunto alla sua terza edizione, organizzato dalla GSD Foundation del gruppo San Donato. A presentare la serata Katia Follesa, insieme al comico Angelo Pisani e al DJ Angelo Fisico. Stasera qui si festeggia, sì, che abbiamo festeggiato. Questo faro è il signore che non mi ha ancora chiamato, grazie a Dio. Un grande show di musica pop made in Italy con la partecipazione speciale di Max Pezzali, già testimonial della fondazione. Il nostro compito come artista è quello di ricordare, attirare un po' l'attenzione e ricordare che è meglio non rimandare a domani quello che si può fare oggi. Oggi serve prevenzione e serve ricerca. Tra gli artisti sul palco Arisa, Paola Iezzi, Federica Carta, il solista Virginio e la band Colors. È importante sostenere la ricerca, e andare sempre più in fondo a quelli che sono i problemi irrisolvibili dell'umanità, cercare di dare la possibilità a tutti di vivere il più a lungo possibile, di godersi questo dono incredibile che è la vita nel migliore dei modi. Una passione e un impegno che va oltre la musica, anche per Enrico Nigiotti e la cantautrice milanese Bianca Azzei. Non è che mi sento una persona importante, perché non è che sto facendo qualcosa di importante, in realtà sto facendo semplicemente quello che faccio tutti i giorni, semplicemente oggi ha un senso doppio, cioè oltre a far star bene una persona che canta le mie canzoni, il ricavato va alla ricerca, va all'ospedale, quindi è una cosa bella. Nel 2015 ho subito acchiappato i miei sintomi e sono andata a farmi vedere, a farmi controllare, così sono stata operata, ecco, d'urgenza, però è stato un bene perché adesso io sono molto più serena, tranquilla e posso fare tutto quello che voglio, ecco, quindi il mio cuoricino è in pace. Esempio di tenacia e dedizione, dal talento indiscutibile e con la voglia di non mollare mai. Alex Zanardi, classe 1966, origini bolognesi, stupisce ancora una volta durante l'attesissimo Ironman 2019 che si è tenuto a Cervia il 21 e il 22 settembre. Pilota e campione di handbike, Zanardi con la sua prestazione incredibile ha stabilito un nuovo record mondiale paralimpico, 8 ore e 25 minuti, piazzandosi all'ottavo posto assoluto. Un risultato inaspettato anche per il campione, che ha migliorato il tempo dell'anno precedente in una delle gare più impegnative per i triatleti. La terza edizione italiana dell'Ironman ha visto competere 6.200 atleti provenienti da 98 paesi in un percorso di 3,8 km di nuoto, 180 km di bici, ai quali si aggiungono i 42 km di corsa fino all'ambito traguardo. Un'avventura, quella di Cervia, tra scienza e sport, sostenuta dall'equipe Enervit, che ha accompagnato Alex Zanardi anche in quest'ultima fatica. Un team di medici, ricercatori e tecnici che ha l'obiettivo di applicare le conoscenze scientifiche nello sviluppo di prodotti sempre più vicini alle esigenze degli sportivi e di chi conduce una vita attiva, non solo nell'ambito dell'alimentazione, ma anche in quello della preparazione atletica. E con quest'ultima impresa, Alex Zanardi, 4 medaglie d'oro paralimpiche e 3 volte finalista dell'Ironman, si riconferma un grande campione, emozionando ancora una volta tutto il mondo. Oggetto umile ma dal design inconfondibile, pezzo immancabile nelle case di ogni italiano.
La moca, inventata nel 1933 da Alfonso Bialetti, è divenuta nel tempo un oggetto di culto, appassionando architetti e designer internazionali che nel corso di quasi 90 anni l'hanno disegnata e reinterpretata. E per celebrare la vera protagonista del rito del caffè, Lavazza, nel suo flagship store di Milano, accoglie l'esposizione Le caffettiere dei maestri, quando l'architettura e il design incontrano la moca, a cura del collezionista e designer Giulio Iacchetti. Dalla classica Carmensita all'eclettica Vesuvio di Gaetano Pesce, passando per i progetti dell'archistar Chipperfield e di designer come Sottsass, Rossi e Porsche. 24 oggetti unici in mostra come veri e propri progetti d'arte. Funzionalità estetica è il tormento di ogni progettista. Il fatto che si continui a progettare caffettiere significa che non è ancora stata raggiunta la perfezione. Credo che in questo eterno tentativo di raggiungere la caffettiera ideale ci sia dentro tutta questa esperienza e tutti i progetti di caffettiere che arriveranno. Caffettiere che assomigliano alle architetture degli architetti. In effetti la caffettiera è una piccola architettura. L'inaugurazione di un'esposizione originale in occasione dell'International Coffee Day, una giornata che celebra il momento del caffè in ogni sua declinazione e tendenza, con il grande ritorno della moca da assaporare anche fuori casa. La moca sicuramente rappresenta la tradizione da un lato, ma anche un nuovo trend, nel senso che anche i giovani si stanno riavvicinando alla moca, anche attraverso l'utilizzo di miscele particolari, perché l'obiettivo di questo luogo è di far vivere a 360 gradi l'esperienza del caffè, dall'espresso tradizionale della caffetteria italiana ad alcune preparazioni anche di ricettazioni regionali, sino al coffee design che mette in connessione tecniche moderne di sferificazione, come ad esempio nel coffee caviar, con la materia del caffè. Ci vediamo tra poco. Donne sempre più piene di impegni, mille cose da gestire, attenzioni da dedicare e sempre meno tempo da riservare a se stesse per volersi bene. Però ci sono tanti piccoli gesti quotidiani che hanno un peso che trascuriamo. Facciamoci raccontare qualcosa in più dalla dottoressa Antonella Vezzani. Uomini e donne sono due mondi, diciamo, diversi. Abbiamo sempre detto gli uomini da Marte, le donne da Venere. In realtà nella medicina non è così, uomini e donne sono sempre stati considerati più o meno nello stesso modo, quindi studiati nello stesso modo, e invece adesso con la medicina di genere nasce un modo diverso di vedere il paziente, quindi una personalizzazione ulteriore della medicina, quindi curare gli uomini e le donne secondo quelle che sono le loro necessità, quindi studiarli anche per capire come possiamo aiutarli nel loro percorso evolutivo verso un atteggiamento di salute. Una differenza, quella tra uomo e donna, per molto tempo ignorata in ambito scientifico e solo recentemente tornata alla ribalta grazie al decreto sulla medicina di genere. Uomini e donne quindi hanno modi di ammalarsi e reazioni diverse davanti ai rischi per la salute conseguenti a stili di vita non corretti come alcol, cattiva alimentazione e fumo di sigaretta. Fumare fa male per tutto, perché fa male al cuore, fa male ai polmoni, fa male anche alla pelle, e per le donne fa male ovviamente anche per la loro bellezza. Ora, smettere di fumare è sicuramente un obiettivo molto difficile da raggiungere, perché come tutti i comportamenti umani, cambiarli sicuramente richiede un grosso sforzo. Ma se riesce a smettere di fumare, adottare un cambiamento nel modo di fumare è già un primo passo per arrivare a un cambiamento nel comportamento che poi avrà effetti futuri, magari ad arrivare a smettere definitivamente e migliorare la propria salute. A proposito di salute della donna, nel corso del 39esimo Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Donne Medico, svoltosi nei giorni scorsi a Salerno, si è trattato il tema della patologia reumatologica di genere e le ultime evidenze scientifiche sul suo legame con il fumo di sigaretta. Le malattie autoimmunitarie sono delle patologie legate al genere, in particolare tra queste l'artrite reumatoide è tipicamente legata al sesso femminile.
Tra i fattori di rischio per lo sviluppo dell'artrite reumatoide c'è il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta, oltre a dare una attivazione del sistema immunitario, può portare a danni cronici. Non è solo un fattore di rischio, ma è anche un fattore che è legato alla risposta terapeutica. Infatti i pazienti fumatori rispondono meno alle terapie farmacologiche che abbiamo a nostra disposizione. È quindi importante cercare di far smettere di fumare i pazienti, e se questi non riescono proprio a smettere di fumare, è bene cercare alternative a disposizione. Il 10 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale della Vista, che rappresenta un momento di sensibilizzazione per tutelare quello che tra i cinque sensi ci fornisce l'80% delle informazioni sul mondo che ci circonda. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità visiva colpisce oltre 200 milioni di persone nel mondo. In Italia le persone ipovedenti sono quasi 1,5 milioni e 220.000 le persone cieche. Prendersi cura della vista ad ogni età significa preservare un bene prezioso per la nostra vita. È fondamentale la prevenzione attraverso regolari visite oculistiche ed è importante limitare comportamenti che influiscono negativamente sulla salute dell'occhio, come l'esposizione a sostanze inquinanti, tra cui lo smog, e l'esposizione prolungata agli schermi. Il settore del risparmio gestito è investito da grandi cambiamenti, evoluzione normativa, diffusione di nuove tecnologie, contesto di tassi bassi che complica la ricerca di rendimento per le obbligazioni e non solo. Uno scenario che pone nuove sfide agli operatori. Siamo alle prese con cambiamenti radicali nel mercato del risparmio gestito. Pensiamo alla MiFID II, la direttiva europea che sta riformando la tutela degli investitori, in particolare in tema di trasparenza dei costi dei prodotti. O all'evoluzione della tecnologia, che rende possibili nuove soluzioni di investimento competitive come i robo-advisor, o l'accesso a strategie di investimento innovative, tramite prodotti come gli ETF, che replicano l'andamento di un paniere di titoli sottostante a fronte di commissioni ridotte. In questo scenario, è chiaro che quello che ha funzionato in passato non funzionerà in futuro. Quali sono le domande da porre al proprio consulente per capire se siamo di fronte a una proposta di investimento costruita in modo da poter avere successo nei prossimi anni? Ce lo spiega Ursula Marchioni, responsabile del servizio di consulenza di portafoglio per BlackRock in Europa, Medio Oriente e Africa. Il primo passo da fare è avere una conversazione approfondita con il consulente, che permette di identificare obiettivi e propensioni a rischio e quindi di selezionare i prodotti più idonei. È un momento importante durante il quale le aspettative dei risparmiatori si confrontano con la realtà dei mercati e con il rischio sostenuto. Conclusa questa fase, si deve iniziare a pensare alla scelta di una o più soluzioni tra quelle disponibili per la costruzione del portafoglio del cliente. Per questo secondo passaggio è importante che l'investitore si confronti attentamente con il consulente per capire, ad esempio, se vi è un focus sull'asset allocation, se ci si concentra su un approccio più di breve o di lungo periodo, se si punta sulla selezione dei singoli titoli. Sappiamo tutti che i mercati vivono di alti e bassi, ma quello che fa la differenza è la modalità in cui è stato costruito il portafoglio e il peso dato a queste tre componenti. Se il consulente non è in grado di spiegare in maniera semplice e concisa su cosa ha puntato e sull'approccio utilizzato, è bene considerare delle alternative. Non bisogna dunque avere paura di porre domande al proprio consulente. Pur nella consapevolezza che ogni investimento fa storia a sé, si possono quindi identificare dei criteri che aiutano a costruire un portafoglio di successo. Ci sono vari aspetti che possono fare la differenza. Innanzitutto, l'utilizzo della tecnologia da parte del consulente per assicurarsi che il portafoglio reale sia sempre in linea con gli obiettivi del cliente, che necessitano di un controllo continuo per allinearli ai movimenti quotidiani dei mercati. Un secondo aspetto è la capacità del consulente di utilizzare l'intero spettro di soluzioni di investimento disponibili. Nell'ultimo decennio, l'evoluzione di dati e tecnologie ha reso accessibili ai clienti finali un ventaglio di soluzioni, dagli ETF ai prodotti alternativi, che in passato era disponibile solo per i grandi investitori istituzionali. Sarebbe un peccato non trarre il meglio da queste nuove possibilità.
L'attenzione al lavoro che sta dietro alla costruzione di un portafoglio è importante sia nel caso degli investimenti attivi, come i fondi comuni che hanno l'obiettivo di sovraperformare un indice di riferimento, sia di quelli indicizzati, come gli ETF. Tutte le decisioni di investimento sono attive, indipendentemente dal tipo di strumento scelto. Sono attive le scelte di un gestore di un fondo comune, che seleziona titoli diversi al fine di generare una sovraperformance. Ma sono anche attive le scelte di un risparmiatore che decide di sovrapesare un'area geografica rispetto ad un'altra tramite un ETF. La prossima settimana su Like, un viaggio nel gusto firmato dallo chef stellato Davide Oldani. Auto Show, l'hypercar della Factory Modenese compie 20 anni. La berlina a coda corta che piace ai giovani. Il restyling della nuova compatta giapponese. Il calendario Lavazza 2020 di David LaChapelle.